altro mondo è possibile, questo è lo slogan dei ragazzi dei Fridays for Future in corteo per le vie di Torino, chiusa la settimana dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. Un migliaio di ragazzi al corteo dei Fridays for Future che ha chiuso la settimana dedicata all'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, una manifestazione che intreccia più temi. Manuela Gatti. And we are unstoppable. Another world is possible. Un altro mondo è possibile. I ragazzi del clima lo gridano a Torino per gridarlo al mondo intero nell'ultimo dei 5 giorni di meeting europeo. Il gran finale è il corteo nel centro fino a Piazza Castello. Un migliaio di giovani da tutto il mondo. Where are you from? Czechia, Czech Republic. Grazie de todo corazón. Sahara Libre. Non solo ambiente, qui tutto si tiene. Ci sono i ragazzi ucraini che chiedono l'embargo ai combustibili fossili dalla Russia, ci sono i movimenti femministi e i Notav che stasera si trasferiranno in Val di Susa per il festival Alta Felicità. La battaglia per la giustizia climatica è una battaglia per la giustizia sociale e per il fatto che tutti e tutti abbiano pari diritti. Al momento non è così, è un sistema che non lo permette. Tra le conseguenze c'è il cambiamento climatico, ma è una delle tante conseguenze, insomma. Si intersecano i temi e anche le generazioni. Noi adulti facciamo un po' fatica. Io trovo che la gente fatica a prendere coscienza, a informarsi, va dietro agli slogan e sovente va dietro al consumismo. La sfida è sempre quella di coinvolgere l'opinione pubblica, far capire che la crisi climatica non è un problema solo degli ambientalisti. Pensiamo al quanto la gente deve pagare le bollette perché i nostri politici hanno insistito su un'economia di combustibili fossili e non sono passati in tempo alle energie rinnovabili, o a quanto la gente deve pagare oggi di benzina perché non abbiamo delle norme che permettono alla gente di prendere i trasporti pubblici a prezzo basso o addirittura gratuitamente. E allora, smontato il campeggio al Parco Colletta, si torna a casa, ciascuno con qualche spunto in più da portare nella propria città, nel proprio paese.